La lotta alle discriminazioni non sia soltanto una questione di diritto e giustizia, ma una politica di sviluppo sociale ed economico della comunità. Lo chiedono le associazioni Certi Diritti, il Circolo Arcigay Arcilesbica di Trieste, nonché le reti per i diritti che propongono all'amministrazione comunale una mozione contro tutte le discriminazioni. Sentiamo il servizio di Miloš Marinić. È giunto il momento di mettere in pratica le politiche di pari opportunità rimuovendo tutte le discriminazioni nei confronti di donne, disabili, migrati, omosessuali e altre categorie sociali. È la proposta di deliberazione inviata all'amministrazione comunale dalle associazioni triestine attive nella tutela dei diritti gay, lesbiche, bi e transessuali. Il documento chiede in sintesi che venga aggiornato lo statuto della città di Trieste, introducendo espressamente la promozione dell'integrazione sociale, la lotta a ogni forma di discriminazione legata a genere, orientamento sessuale, etnia, religione, disabilità, età e convinzioni personali. Si chiede inoltre di allargare il concetto di famiglia, coniugandolo al plurale, per includere tutte le coppie conviventi e le famiglie omogenitoriali. E poi ancora una formale e stabile consultazione tra comune e organizzazioni LGBT del territorio, programmi di prevenzione e contrasto all'omofobia e transfobia e assistenza alle vittime di violenza e maltrattamento e sostegno alle famiglie che scelgono di non contrarre matrimonio. Ospite dell'incontro promosso dalle associazioni Certi Diritti, Circolo Arcobaleno, Arcigay Arcilesbica e Rete Lenford per i diritti LGBT, Enzo Cucco, referente delle politiche antidiscriminatorie presso la Regione Piemonte, che ha sottolineato che tali politiche di pari opportunità sono promosse dall'Unione Europea non per una questione di giustizia, bensì di sviluppo sociale ed economico. E bisogna agire non per settori, donne, disabili, omosessuali, migrati, ma contro la discriminazione in sé, conclude Cucco. Solo così le politiche attecchiscono nella società.